Anche MSC entra nel mercato dei traghetti RoRo che fanno la spola fra Trieste e la Turchia sulla cosiddetta autostrada del mare. Sarà l'ormeggio 57 del Molo VII ad ospitare il servizio bisettimanale che collegherà il porto turco di Smirne e la città della Bora. La MSC di Gianluigi Aponte, il colosso che ha sede in Svizzera a Ginevra, farà così la concorrenza agli altri tre terminal controllati dalle compagnie turche. La rotta più affollata del Mediterraneo, infatti, sbarca già in riva Traiana sui moli V e VI e su un altro settore del Molo VII. Qui i grandi brand triestini del settore, le famiglie triestine Summer e Parisi, hanno mantenuto quote di minoranza sui terminal, ma a controllarli sono le turche UroRo ed Ekol. Sulla stessa rotta, quindi, ecco arrivare la concorrenza italo-svizzera. Stando alle prime informazioni, la prima nave sarà a Trieste venerdì 6 aprile, poi saranno due traghetti ad alternarsi ogni settimana, con ormeggio alla radice del Molo VII il martedì e il venerdì. A bordo sia container che rotabili, settore del tutto nuovo per MSC, fino a 300 semirimorchi imbancati per volta con un tempo per il tragitto di soli 3 giorni. L'ormeggio sorgerà proprio dove un tempo sbarcavano e imbarcavano i più volte rimpianti traghetti con la Grecia. La MSC possiede il 50% di Trieste Marine Terminal, società che gestisce il Molo VII e viene guidata operativamente dalla Tio Delta di Pierluigi Maneschi. La compagnia di Aponte sta aumentando i carichi nei collegamenti transoceanici e con il Far East ed è pronta anche a insediare nuove attività logistiche nei capannoni di Bagnoli della Rosandra, dove sarà collocata la prima area di spostamento del punto franco.